La Liguria, io rappresento come segretario la Lega Nord Liguria, una regione che è finita nella palude della sinistra, dove i cittadini che non mangiano nella greppia dello Stato centralista hanno trovato negli ultimi tempi l'unica speranza in un partito che dovrebbe impersonare una protesta. Però noi della Lega dobbiamo essere pronti a cogliere i segnali. Perché la Lega anche in Liguria è in crescita e lo abbiamo visto con la raccolta firme dei referendum dove i militanti hanno fatto la schiuma sul territorio. Li abbiamo rinnovati al 90% i militanti in Liguria e abbiamo raggiunto oltre 18.000 firme. È stato veramente un risultato straordinario e ringrazio veramente tutti per quello che hanno svolto come lavoro. E il consenso elettorale che è arrivato alle europee, certo, è frutto di una politica chiara, di un messaggio chiaro inviato ai cittadini. E questo è molto importante. La regione Liguria è anziana, è la regione più anziana del nostro paese. Quindi dobbiamo anche avere attenzione alle istanze dei nostri vecchi, rivolgersi ai giovani e noi della Lega dobbiamo essere di esempio. Col nostro rigore morale, con il rispetto degli impegni morali all'interno del movimento, con la rinuncia ai doppi incarichi, con il fare militanza non solo il 30 di giugno, quando si va a rinnovare la tessera, ma tutto l'anno. E le assemblee, direi che su questo dovremmo essere tutti d'accordo. E le assemblee provinciali della Lega hanno detto sì a non disperdere il consenso che abbiamo ottenuto al Sud. Certamente sarà compito del segretario federale fare la sintesi, perché noi rimaniamo con un forte senso di appartenenza identitaria e quindi sarà un esercizio non facile, ma sarà capace a fare questa importante sintesi. Mai unire le nostre radici, ci ha sempre detto Umberto Bossi, e questo è sempre da tenere presente. Noi rappresentiamo la speranza per i cittadini, stiamo subendo attacchi, li abbiamo subiti. Beh, chi tocca un uomo della Lega nelle istituzioni è un nostro nemico e non cadiamo nelle trappole, perché qualcuno ancora oggi ci casca. Siamo diventati schiavi, beh, noi padani lo sappiamo da tempo, ma se ne stanno accorgendo ogni giorno di più anche i cittadini italiani. Perché schiavi? Un esempio, schiavi della burocrazia. Io ho imparato e mi hanno insegnato soprattutto che basterebbero 2.000 parole nel vocabolario per esprimere i concetti. Secondo voi, la burocrazia italiana quante parole usa? Migliaia e migliaia. Questa è una forma di soggiogazione perché noi siamo costretti ad andare dagli azzeccagarbugli per sapere quali sono i nostri diritti, perché non siamo neanche in grado di leggere cosa ci scrivono. Siamo schiavi del fisco, siamo schiavi dei burocrati delle agenzie delle entrate che prendono la percentuale sugli avvisi che ci mandano e quindi su questo dobbiamo lavorare su questo. Abbiamo la coscienza che non vogliamo neanche noi donne essere schiavi, perché se continuiamo così stiamo importando nel nostro paese abitudini, usi e tradizioni che ci renderanno come quelle donne che le nostre femministe piangono quando sono qui, ma quando si tratta di difendere le donne straniere nel nostro paese, si voltano dall'altra parte. E questo è uno scandalo, è una vergogna. E noi della Lega, noi donne della Lega, dobbiamo essere in prima linea su questo tema. Abbiamo la coscienza che questo stato di cose non potrà reggere a lungo. C'è un tentativo ormai palese di sostituire i nostri popoli con altri popoli.
Renzi dov'è in queste ore? È in Africa. La Boldrini l'altro giorno ha detto dobbiamo prendere a modello l'Africa. Speriamo che non si riferisca ai modelli di democrazia, perché altrimenti siamo proprio freschi. Ma ci vadano in Africa, ci restino, ma non come Veltroni, che poi ce lo ritroviamo sempre qua che torna. Noi abbiamo un leader pratico, un leader che sa parlare alla gente. Ma è semplice la risposta, perché siamo gli unici che sono rimasti a parlare al popolo, che difende il popolo. La sinistra rappresenta i ricchi, va a prendere ordini a casa di De Benedetti, e non ho visto nessuna indignazione in questo paese quando un ministro della Repubblica si è presentato a casa di De Benedetti al mattino, all'alba. E il sindacato dov'è? È una casta. Dov'era quando è stata approvata la legge Fornero? Dov'era? E allora, la sinistra è nemica del popolo. Questo dobbiamo ripeterlo tutti i giorni, a tutti quelli che ci fermano e nella nostra azione di militanti della Lega. Noi abbiamo il buon senso. Rappresentiamo la speranza. Quando tutto crollerà, non è vero che non rimarrà più niente, perché ci saremo noi che abbiamo custodito l'identità, la cultura, le nostre tradizioni e io come ligure i nostri muretti a secco, vorrei ricordare. Questi sono segnali importanti, perché abbiamo bisogno di dare speranza al nostro popolo. Segretario, non so dove sei, ma come tutti i segretari della Lega, non ti vedo in questo momento, non sentirti mai solo. Gli uomini e le donne della Lega combatteranno sempre al fianco, al tuo fianco, fino alla libertà. Sempre. Grazie. Viva la Lega Nord Liguria! Viva la Lega Nord!